A quei tempi non era così. A quei tempi non c'era una giustizia, non c'era una vera legge. La vera legge la faceva chi aveva la mano più veloce e la mira migliore. Un'epoca dove bastava una parola per rischiare di finire a pancia all'aria. Ma tre erano i più ricercati, i più temuti e i più rispettati a quell'epoca. La cosa peggiore che potreste fare è deriderli dal loro nome. Dal primo giorno che si fecero conoscere, i loro nomi non furono mai più dimenticati. Il poncho era chiamato così per il grande mantello che proteggeva nelle inospitali e sconfinate terre del lontano West. Era un suo segno, un suo marchio di fabbrica, quel mantello. Il monco, misterioso, cupo e tenebroso. Il monco bastava che ti guardasse per farti capire che c'era qualcosa che non andava in te. E di acqua caliente non avrete sicuramente mai sentito parlare, perché era una persona misteriosa. In pochi, coloro che l'hanno incontrata narrano che avesse una personalità rustica e amabile. Ma bisognava fare molta attenzione, molta attenzione. Al mio mulo non piace la gente che ride. Ha subito l'impressione che si rida di lui. Ma se mi promettete di chiedergli scusa, con un paio di calci in bocca ve la caverete. Vapers, e benvenuti nel mio angolo dello svapo. Qui come sempre c'è il vostro DJ Vise. Signori, volevo avere un berrettino western, ma non ce l'ho, quindi andiamo avanti. Perché volevo avere un cappello western? Perché Officine Svapo, in collaborazione con The Flavorist, hanno creato tre aromi ispirati alla trilogia dei film di Ennio Morricone in stile western. E abbiamo il poncho, poi abbiamo il monco e agua caliente. Partiamo subito dal primo, che è il poncho, che è un tabacco di Verona e più precisamente è un Virginia. Vi dico un'ultima cosa, poi partiamo a svapare. Aroma da 10 ml si ottengono 100 ml perché c'è il 10% di diluizione. Allora, sono aromi estratti e devo dirvi la verità, solitamente il Virginia è un tabacco considerato tabacco dolce. In questo caso io sento un aroma dolce, però in fondo. Inizialmente sembra un Virginia quasi un po' bruciacchiato, ok? Che ricorda, come dire, il sigaro. Magari so che è più da sigaretta il Virginia, però sa un po' di sigaro, come ha quel sentore di affumicato, e poi arriva un retrogusto dolciastro, ma proprio lieve alla fine. È veramente una calamita, non lo mollate più dopo. È veramente molto buono, gli darei un 8,5 perché è molto molto buono. Ricorda un sigaro perché ha un tabacco dolciastro ma affumicato, come se prima di estrarre il Virginia fosse stato un po' affumicato. Molto buono aromaticamente, secondo me può prendersi tranquillamente un 8,5. È un tabacco ottimo secondo me anche per coloro che vogliono smettere di fumare, nel caso volessero avere un liquido molto simile a quello della sigaretta tradizionale. Ma passiamo ora a il Monco, base dello stesso Virginia che abbiamo appena svapato, con un'aggiunta di latakia siriano e Kentucky. Quindi il Monco è quello duro, è quello tosto. Tosto e tosto, mamma mia che aroma. Ragazzi, è buonissimo anche questo. Questo è l'attacchi a Kentucky e appunto abbiamo detto Virginia. Devo dire che l'attacchia, che è provenienza siriana, più Siria. Ha delle note molto forti e legnose, anche qui andiamo molto sull'affumicato andante, quindi è un tabacco corposo da whisky, anzi da rum vedendo la trilogia, e posso garantirvi che è veramente ottimo perché ha un aroma affumicato,
molto forte. Questo mi piace un po' meno rispetto al primo, perché io e la Takia non sono molto abituato a svaparli. Ma personalmente, vedendo le mixture di tabacco che ci sono all'interno, potrei dargli un 7,5, ma solo perché io la Takia non li svapo tanto, ed è uno dei migliori la Takia che io abbia mai svapato. La mixture è riuscita molto bene perché si parte con un aroma deciso, forte, corposo e allo stesso tempo legnoso, per poi arrivare con quella nota leggermente dolciastra e secca del dolciastra del Virginia, e ancora un pochettino rafforzata dal secco, secondo me, dal Kentucky. È veramente un ottimo connubio che per me si prende un 7,5, anche se è un tabacco molto strong. Lo svaperei tutto il giorno, nonostante non sia un amante della Takia, e ci abbinerei vicino un rum, che secondo me ci starebbe da Dio. Molto molto buono anche questo. E l'ultimo, ragazzi, ho tenuto il must all'ultimo, il finale, il gran finale, perché il titolo, come l'avrete ben letto, c'è un liquido che contiene della patata dolce. E questo è l'agua caliente. Ora, non so se agua caliente e patata sia stata fatta perché l'agua caliente era donna. Non lo so, onestamente, non sono un massimo esperto di film di Ennio Morricone. Però chiamare agua caliente e metterci all'interno una patata dolce e poi magari sapere che è un maschio potrebbe darmi delle difficoltà. Ma a parte gli scherzi, raga, guardate su cosa me lo vado a svapare. Ma prima diciamo cosa c'è all'interno. Abbiamo una base molto simile a quella del Mongo, solo che qui abbiamo un po' di Perique. E poi abbiamo sempre abbiamo il Kentucky, abbiamo anche il Poncho, quindi sempre quel tabacco di Verona che è il Virginia, e ovviamente anche un pizzico di Latakia, perché si vede che anche questo è bello scuro. E poi abbiamo Ribes e patata dolce. Misterioso, proviamolo. Ahimè, la pipa è scarica, non so che cosa sia venuto fuori, ma comunque ci sta bene. Preferisco mettere questo però perché ho paura che mi modifichi un pochino il sapore con il drip tip così lungo. Mi fa sorridere, perché si sente la patata, è vero. Allora, sento, scaldato a 15 watt, io sento un Ribes nero che arriva ad impattare fortemente all'inizio, e poi si sente un retrogusto dolce, proprio di patata, che sembra strano, ma sa di patata, è bellissimo. C'è questo retrogusto di patata che ricorda molto il... La patata. Poi arrivano gli amari, la parte amara del tabacco, si sente molto bene il Perique, che è dolciastro, si sente bene il Latakia, che è bello corposo e legnoso, sento una nota di Virginia, ma non riesco a percepire il Perique. Gli do un 8,5, ragazzi. È talmente strano, impensabile una cosa del genere, che è buona e allo stesso tempo mi diverte, perché si sente questo c'è proprio il gusto dolce della patata. Io gli do un 8,5 perché è un liquido azzardato, perché per metterci della patata all'interno di un tabacco bisogna azzardare, ed è la cosa che mi è piaciuta di questo liquido. Quindi si prende un 8,5, un tranquillo all day da svaparsi, principalmente chi ama i tabacchi dolci aromatizzati. Una linea di tabacchi che secondo me merita tantissimo. L'ultima cosa, poi chiudiamo il video. Ringrazio comunque Officine Svapo per avermi fornito i liquidi. Ringrazio anche Karim, che mi ha dato una mano indicativa su queste tipologie di liquidi. Mi ha semplicemente detto come sono stati creati questi liquidi. Non posso dirvelo, però ovviamente lo ringrazio. Raga, che altro dire? Direi che dal mio angolo dello svapo, quest'oggi un po' versione western, è tutto. Il vostro DJ Vise conclude, quindi va a dirvi... testatemi, ciao raga!